Ben ritrovati amici di Speciale One TV, siamo qua in compagnia di Cristian Silva, presidente di una bellissima associazione no profit dal nome? Il nome è Associazione Lilopera. E di che cosa si occupa? Si occupa principalmente della diffusione e della divulgazione del melodramma, dell'opera lirica. Anche possiamo farla rientrare nel teatro musicale, dato che non si tratta solo di affrontare l'opera lirica, ma il teatro musicale, il musical o anche dei testi teatrali con un accompagnamento musicale. E vi occupate quindi anche di balletto? Ci occupiamo assolutamente sì di balletto, non escludiamo nessun tipo di musica e la musica, il teatro, la parola diventa uno strumento didattico, interdisciplinare e perché no anche multimediale. Cristian, però tu sei una persona multitutto, insomma, tu fai di tutto e di più e ti occupi di tantissime cose e con la tua associazione altrettanto. Ci racconti un po' qualcosa di te? Sì, dobbiamo tornare indietro di una ventina di anni, perché l'associazione Lilopera io la fondo nel 2010. In realtà già una decina di anni prima in qualità di coordinatore didattico al Dipartimento Palcoscenico dell'Accademia del Teatro alla Scala, ecco che coordino appunto dei corsi di formazione, ma ce n'era uno in modo particolare a cui tenevo tanto ed è un dipartimento che ancora oggi esiste ed è dedicato alla didattica, alla diffusione e divulgazione del melodramma nelle scuole di ogni ordine e grado. Quindi nasce lì la possibilità all'interno di un'accademia, di una scuola, quindi di un luogo di formazione che sta all'ombra del Teatro alla Scala, ma che ne ha poi tutti i benefici, l'idea di poter usare un luogo pieno di arti e di mestieri dello spettacolo e di come questi vengono diffusi durante i corsi di formazione, per arrivare alle scuole con i bambini più piccoli ma anche i ragazzi. Quindi questo dipartimento, che è quello legato alla didattica nelle scuole, mi consente di realizzare dei volumi che sono di uso e consumo di insegnanti e che poi naturalmente già dal 2002 io ho la possibilità di usarli nelle scuole. Scuole, ma in realtà partiamo dagli asili nido, le materne, le primarie, le secondarie inferiori fino alle superiori. Successivamente nel 2009 inizio anche a proporre dei corsi di alta formazione al Politecnico di Milano, nello specifico il dipartimento si chiama Poly Design e sono dei corsi che ancora oggi esistono, sono più legati a un'alta specializzazione per la scenografia e il costume teatrale. Quindi nel 2002 nasce appunto la mia figura di educatore, tra virgolette insegnante o docente, e la produzione di materiali didattici diventa poi lo strumento grazie al quale l'opera entra nelle scuole. Infatti qua abbiamo qualche volume che però vedremo in una seconda intervista, perché comunque è molto vasta e ampia la tua storia, quello che ci puoi raccontare. Ascoltami, volevo chiederti una cosa, dacci qualche nozione in più su Lilopera. Innanzitutto, se uno volesse contattarti, cosa deve fare e che servizi date? Dunque, intanto lilopera.it è il sito all'interno del quale si possono trovare, diciamo, i servizi che l'associazione propone. Io sono stato il fondatore e sono, come dire, un
sono molto attivo con l'associazione. E sostanzialmente possiamo pensare che uno dei servizi sia al Museo Teatrale alla Scala e una parte dei servizi invece è offerto alle scuole. Sono tre o quattro tipologie a seconda dell'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso l'associazione da parte della scuola, quindi dalla visita guidata al Teatro alla Scala fino a dei laboratori che iniziano con un piccolo pacchetto di 4 incontri fino a 15. O anche 4 più 15, per cui si arriva a una ventina di incontri che permettono a noi operatori di entrare nelle scuole e lavorare direttamente con gli insegnanti per mettere in scena uno spettacolo. Bello. Ed è piuttosto interessante e molto stimolante anche per noi, perché ogni volta adeguiamo e adattiamo il nostro sapere, le nostre competenze ed esperienze, perché io appunto scrivo anche testi teatrali, scelgo le musiche, poi però vengo affiancato da direttori di coro, direttori d'orchestra, anche coreografi, perché all'interno dello spettacolo vogliamo proprio inserire tutte quelle arti performative. Quindi praticamente scuola... mettete in scena degli spettacoli, cioè portate i ragazzi a mettere in scena uno spettacolo? Assolutamente sì. Io al prossimo incontro entriamo poi in profondità, essendo che rivolgendoci a diverse scuole di ogni ordine e grado appunto, pensiamo anche agli insegnanti. E la messa in scena di uno spettacolo in realtà prevede che oltre ai nostri interventi i docenti lavorino in parallelo, proponendo ai bambini e ai ragazzi dei percorsi che sono educativi, sono interdisciplinari, come dicevo, anche multimediali. Io mostrerei però almeno le copertine dei quattro volumi. I primi tre sono realizzati con l'Accademia del Teatro alla Scala e quindi sono Il Turco in Italia, grazie, prego. Gabriella. Il Don Giovanni di Mozart, Il Turco è di Rossini e infine il Falstaff, che è l'ultima opera scritta da Giuseppe Verdi. E come vedete sono dei piccoli volumetti che hanno all'interno un supporto multimediale, quindi anche da utilizzare con le lavagne interattive multimediali, che permettono poi ai docenti di mostrare video immagini o far ascoltare. Questo però, ripeto, è uno degli strumenti. Quello che poi successivamente, quindi dal 2002 con l'Accademia al 2010 con l'Associazione Lill'Opera, si è voluto entrare un po' di più nella costruzione insieme, in modo più aderente alle esigenze della scuola stessa. Un ultimo volume, che è in realtà il primo con Lill'Opera, è l'Aida, sempre di Giuseppe Verdi. Quindi sono visibilmente così, in prima battuta possono sembrare dei volumi quasi scolastici, come fossero dei sussidiari. E poi l'attività appunto di programmazione anche didattica, che ci consente di avvicinare tutte le discipline che solitamente sono poi un po' escluse, ad esempio le materie scientifiche o le materie tecniche. Io lascerei al prossimo incontro alcuni esempi che danno un'idea della forza e della potenza del teatro musicale, che è davvero un contenitore incredibile che anche noi, che lo facciamo da una ventina d'anni, continuiamo ad attingere e a mettere in connessione discipline che altrimenti sarebbero strane da vedere insieme e abbinare. Ascolta, volevo chiederti una cosa: da insegnante, quindi poi educatore, quanto è importante nella nostra era il mondo del teatro e dell'arte? Perché i ragazzi ormai sono abituati ad avere internet, guardano tutto su internet, ma non si approcciano mai o quasi mai realmente in una realtà tangibile, quindi venendo a teatro, avendo a che fare con attori piuttosto che con coreografi, con musicisti, come hai detto tu, quanto è importante dal punto di vista educativo e soprattutto che difficoltà incontri mano a mano che passano gli anni rispetto all'inizio? Certo è una
risposta che prevederebbe un'altra puntata. Certo. Però accenno sicuramente a quello, a uno degli stimoli, una delle leve che mi ha spinto a proporre qualcosa che è anche, tra virgolette, un po' coraggioso, cioè pensare di portare l'opera lirica ai bambini, come potete immaginare, è un'idea che è un pizzico di follia, certo, di incoscienza, per cui una grande passione arriva a convincere tanto. Però i bambini tanto. Non hanno sovrastruttura, quindi probabilmente sono più propensi ad ascoltare ciò che è nuovo ed essere affascinati, perché poi l'opera è affascinante alla fine. Bravissima, infatti è un po' la risposta alla seconda domanda. Quindi la prima è quella per cui i bambini e i ragazzi oggi hanno bisogno di un coinvolgimento fisico, personale, diretto, utilizzando quindi quello che del proprio corpo conoscono molto poco. Quindi hanno attraverso il digitale una fruizione che è comunque virtuale, distante e distaccata, anche dal punto di vista emotivo. Infatti. Mentre invece quello che noi proponiamo sono sempre delle attività che consentono, indipendentemente dalle capacità che i bambini hanno o i ragazzi hanno, di fare teatro. E questo fare teatro però non contempla che loro sappiano parlare bene, correttamente, in modo chiaro, piuttosto che danzare o muoversi, anche fuori tempo o fuori completamente dal ritmo o dalle indicazioni che la musica dà, per cui noi serviamo proprio ad aumentare quelle sensibilità che i bambini e i ragazzi oggi tendono a non avere più. Una delle cose principali che si notano a scuola è l'incapacità da parte delle classi di ascoltare. Esatto. Quindi nel momento in cui banalizzo, si chiede a un bambino o a un ragazzo di muoversi ascoltando quelle che sono le indicazioni della musica, ma anche del testo, della parola, loro sono costretti e iniziano ad abituarsi a percepire all'interno delle informazioni, diciamo, musicali, quella che viene chiesto loro di fare, e quindi aumenta una consapevolezza di quello che loro devono fare in seguito a un'azione che però non è costretta e non è obbligata da noi, ma arriva attraverso le loro percezioni, anche quelle visive. Ma anche qui siamo in un bellissimo spazio dove insegnate danza, avere uno spazio a disposizione, ecco, che permetterebbe loro di usarlo, di condividere lo stesso spazio con altri protagonisti, di gestire il proprio corpo per comunicare, quindi anche l'uso del proprio corpo, dal linguaggio verbale attraverso la parola o il canto, al linguaggio non verbale attraverso il corpo, che comunica emozioni, sentimenti e interagiscono con altri. Quindi questo è uno degli elementi importanti, cioè far fare le cose. Invece se io non ho una scuola e volessi comunque usufruire dei vostri servizi, quindi voglio portare la mia famiglia, voglio creare un gruppo di amici che vogliono venire, è possibile lo stesso venire quantomeno a vedere il Teatro alla Scala, perché tu voi fornite una guida e quindi date delle spiegazioni, raccontate quello che è il mondo del teatro a tutti, giusto? Corretto, quindi io posso anche contattarvi eventualmente per poter avere, cioè come funziona se io decido di passare il mio una domenica a teatro a vedere questo e coinvolgere degli amici, posso farlo comunque? Certo. Sì, è assolutamente possibile, quindi scolaresche ma anche famiglie, anche gruppi di famiglie. Esatto. Dove cerchiamo sempre un po' di personalizzare quello che viene poi richiesto da parte degli adulti o noi stessi proponiamo. Se ad esempio ci sono in famiglia dei ragazzi grandi che fanno poi determinati studi magari specifici, classici, tecnici o qualche altro, allora la parte di approfondimento dei mestieri del teatro sono diretti e virati verso quello che può essere l'interesse dei giovani accompagnati dagli adulti.
a volte sono invece solo adulti e quindi a loro si propone una visita turistica più tradizionale e meno, diciamo, educativa, pedagogica e di istruzione. Quindi praticamente il mondo del teatro come valida alternativa a una domenica in famiglia, passando, assaporando e sentendo l'odore dell'arte. Quell'odore non va mai dimenticato, perché è un profumo che accompagna negli anni persone di qualsiasi provenienza e di qualsiasi età, ed è un po' il vantaggio magico del sentire una musica o del vedere qualcosa di bello che a volte non ha bisogno di essere spiegato. Quindi noi forniamo delle chiavi di lettura e soprattutto le forniamo per comprendere che cosa accade dietro le quinte, che è poi comunque il prodotto di quello che, aperto il sipario, chiunque può vedere. Sì, perché non si immagina mai cosa c'è dietro, invece dietro c'è un lavoro enorme, vastissimo, di mesi e mesi, se non addirittura anni per alcune cose. Certo. Quindi, e che non è solo artistico. No, certo. Perché poi valorizziamo tanto i mestieri che sono artigianali. Certo. Oppure anche quelli legati alla modalità con cui si fa promozione, marketing e comunicazione. Quindi ad esempio l'uso di internet. Il Teatro alla Scala ha un canale televisivo che è aperto da pochi mesi, sì, grazie al quale in streaming con carta di credito si può vedere uno spettacolo, anche finanziando un po' l'attività del teatro. E sono tutti strumenti che ovviamente, nonostante il Teatro alla Scala nasce nel 1778, il Teatro alla Scala continua a seguire passo passo quelli che sono i metodi e le modalità più avanzate, esatto, per poter promuovere le proprie attività culturali. Allora, io direi di strapparti la promessa che facciamo un'altra puntata dove ci spieghi qualcosa di più di questi bellissimi libri, che però è la storia appunto di Leopera, quello che voi fate. Ti chiedo la cortesia di ridire il modo di come possiamo contattarci, chi ti vuole contattare per venire a vedere. Vi assicuro che è un'esperienza bellissima, io l'ho fatta due volte, mi piacerebbe farla ancora. E Cristian, di pure il come ti sì, intanto tutti sito. Benvenuti, il sito è www.lilopera.it, lilopera.it, è piuttosto facile da trovare. Certo. E all'interno, essendo noi avendo una preparazione specifica, all'interno si trovano 3 o 4 servizi che proponiamo, perché diciamo che consideriamo la nostra una alta specializzazione, per cui chiunque sia interessato al Teatro alla Scala e al Museo Teatrale alla Scala da noi non trova ad esempio la visita in Duomo piuttosto che il Palazzo Reale o il Cenacolo o altri monumenti da visitare. Quindi per il momento è tutto, da amici di Speciale Guanti V, alla prossima ancora con Cristian. Arrivederci, grazie, buona serata. Buongiorno a tutti e a presto. Grazie. Grazie Gabriella. Grazie a te.